Benvenuti. Siamo qua oggi per andare a fare uno degli unboxing, se non forse l'unboxing più grande che io abbia mai fatto in questo canale. Qua dentro c'è il Graal, per quello che sapete voi. Oppure una grandissima scamata per cui ho perso una marea di soldi. Possiamo andare a fare l'unboxing. Live diretta bomba in real life. No. Io che non ho le forbici, se pareva strano. Ok. Raga. Merda. Io mettevo più scotch. Ma come cazzo lo apro? Cioè è impossibile così. Mi sa che dall'altra parte. Oh, bah, oh, perfetto, ho sbarbato tutto. Ok. 400,2 kg di scotch, ragazzi. Porco di quel. Qua abbiamo la prova. Io credo che questo Shikishi lo ha voluto il destino che arrivasse in mano mia. E prima di farvelo vedere vi racconto una storia. Una storia di un fan. Una storia di un fan. Ok? Che... per puro caso, una notte, quando tornai da Bergamo, la sera che tornai da Bergamo, il martedì 23 luglio, la notte all'1:30, siccome cercavo questo Shikishi da tanto tempo, e non se ne trovava, ero geloso di tutti quelli che lo avevano su Twitter, tutti quelli che lo mostravano, avete capito? E un giorno, quella notte, io dissi, ma fammi controllare una cosa. Perché nell'eBay americano, io utilizzo eBay 2 ore al giorno per trovare cose, letteralmente. Nell'eBay americano mi sono detto, ma sicuramente qualcosa di diverso da quello italiano c'è. Perché se non lo sapete, a volte nell'eBay americano ci sono prodotti che nel nostro eBay non appaiono. Sicché... ci sono andato e ho scritto Shikishi. Scorrendo dicevo, ah vabbè, non c'è niente nemmeno qui. Ma ad un certo punto, messo in vendita da 2 giorni, è apparso lui. Lo Shikishi, che forse tanti direbbero, adesso palesemente una scammata, non c'è un cazzo dentro. Lo Shikishi c'è dentro, pacchi su pacchi su pacchi comunque. E io ho detto, cazzo, appena l'ho visto mi si è girato il sangue e ho detto, esiste davvero qualcuno che l'ha messo in vendita? E qui ci sono per l'appunto le prove che è vero.
Al che io contatto il venditore e gli dico, non vi dirò il prezzo, e vi dico, guarda, lo sto cercando da tanto tempo, per favore, il prezzo ci si accorda, non è un problema, gli ho detto, per favore, dallo a me. E lui mi fa, ma c'ho tanti che mi hanno già scritto per lo Shikishi. Io gli ho detto, il prezzo non è un problema. Al che quella notte ci siamo accordati in pochissimo tempo. E l'ho preso. Bellissimo Shikishi originale fatto da Nakaba Suzuki in persona all'Anime Expo di inizio luglio. E qua abbiamo le prove della sua veridicità, con tanto di tutti i fogli annessi, con tanto di QR code per entrare e farsi fare lo Shikishi e tutte le cose del caso. Guarda qua, quanti fogli, quante cose. Ed eccolo qua. Per un fan di Nanatsu, credo che sia il Graal più grande che ci possa essere. Escanor comunque è uno dei miei personaggi preferiti, non è il mio preferito perché comunque rimane Meliodas, però ragazzi, che bello, mamma mia che bello raga. Mamma mia che bello. Io credo che adesso, tra l'altro ci sta benissimo, no? Con questo. Non so se lo metterò qua esposto, non lo so. Però cioè, voi non avete idea. Non sto scherzando, raga. Allora, Nanatsu è uno dei miei preferiti. Devo tanto a Nanatsu, sia come content creator, sia come traguardi oggettivi, cioè partner di Twitch presa grazie a Grand Cross, tutti i risultati che ho fatto grazie a Grand Cross e tutte le varie cose. E quindi avere una cosa del genere per me è incredibile. Cioè, questo Shikishi lo ha fatto a mano Nakaba Suzuki in persona all'Anime Expo a Los Angeles di un mese scorso. No, vabbè, poi non lo dirò. Però posso dire una cosa, l'ho pagato più di Goku. Però c'è da dire un'altra cosa. Ci tengo più che a Goku questo qui, eh. Taffei, non ti piegare perché impazzisco. Mamma mia, regà. E questo è tutto, ecco. Cioè, per me è questo è il traguardo finale. Cioè, dopo questo non c'è niente. Cioè, a casa. Cioè, quello che mi fa impazzire a me del concetto degli Shikishi è che ho un disegno inedito tuo. C'è soltanto qui a casa mia questo Escanor, fatto così, con magari il ciuffo un pochino più lungo. Cioè, è fatto a mano, non è una stampa. Cioè, è quello che mi fa impazzire. Questo l'ha preso in mano Nakaba in persona e l'ha disegnato, tra l'altro, senza dedica. Cioè,
è pulito, non c'è un nome. Sono mega contento, raga. Mamma mia. Tra l'altro, con tutte le prove, ripeto, guarda qua, proprio con l'ID addirittura. Qua, Los Angeles, Anime Expo 2024, General Registration. Aveva anche il badge, aveva, perché per entrare ti davano anche il badge con scritto Anime Expo, pass per, insomma, per illustration, eccetera. Non me l'ha voluto dare perché ha detto che quello è... C'ho la foto, però. È un ricordo suo, perché lui colleziona i badge degli eventi. Quindi colleziona quello, colleziona quello che ti dà da Luca Comics per alcune cose e così via. Colleziona quello perché è praticamente la dimostrazione del io c'ero, ok? A quel determinato evento. Quindi sì, io sono veramente entusiasta, ragazzi. Veramente. Letteralmente. Ah, c'è anche il nome del tizio, guarda. Eccolo qua. E le mie informazioni sono tutte oscurate. Escanor, no, questo, ripeto, è l'Escanor, quello dell'arco del Demon King, questo, quello proprio finale. Dovrebbe essere, ora ve lo trovo, ragazzi. Dovrebbe essere quello, è proprio... Che poi non so se glielo ha chiesto oppure gli ha detto semplicemente Escanor in Akaba, gli ha fatto quell'Escanor lì. Però, boh, ora ve lo trovo. Dovrebbe essere quell'Escanor lì. Senza dovrebbe, è quell'Escanor lì, perché è l'unico Escanor di profilo dove c'è il pericciotto, quindi dovrebbe essere al 100% quell'Escanor lì. Allora, Escanor versus Zeldris, c'è la scena, vorrei ritrovare la scena. Eccolo qua, guarda. Sì, raga, 100-100, è quell'Escanor lì. C'ho la scena davanti che però si vede pochissimo, si vede veramente poco. Eccolo qua. Paro. Eccolo qua, ragazzi. Questo è l'Escanor. Ovviamente l'ha fatto in modo dritto, l'ha fatto, però è lui, totalmente. È l'Escanor di questa scena. Non si inchinava, è vero, c'era Margaret con Zeldris, non... Non escano con Zeldris. Bene, Leo, ho ascoltato tutto il discorso sullo Shigishi Kokoro, su tutto, ma se fosse riuscito a incontrare Nakaba e a fartelo fare da lui sul momento, avrebbe avuto un significato ancora più importante e più grande. Mortadello. Ed è per questo che io ho chiesto a Netmarble, in quella mia richiesta impossibile, ma volendo comunque tutto possibile del mondo, di far venire Nakaba e Luca Comics nel prossimo anno, e me lo farei fare davanti. Mi farei fare Mel Demon King, io mi farei fare. Io gli chiederei Meliodas Demon King, quello piccolino, soprattutto. Gli chiederei Mel Demon King. Viene da sé che quello sarebbe ancora di più la cosa più preziosa di tutte. Però, ragazzi, cioè, non ci riesce a decinare di Escanor. Capiamo. Cioè, ragazzi, questa cosa è assurda. A me mi manda fuori di cervello sta roba. Mi manda fuori di cervello. Ho un disegno originale di Nakaba Suzuki. Basta. Per me è finita. Finisci qua. Basta. Non c'è più niente dopo, ragazzi. Non c'è veramente più nulla.